tu vuoi leggere la sua storia, ti sorprenderai. Un giro tondo di emozioni, vivile con noi. Green Hall, Green Hall, mare, sole, amore. Green Hall, Green Hall, siamo qui per te. Green Hall, Green Hall, mare, sole, amore. Green Hall, Green Hall, vivile con noi. Verde, batte più che mai, alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. Green Hall, Green Hall, mare, sole, amore. Green Hall, Green Hall, siamo qui per te. Green Hall, Green Hall, mare, sole, amore. Green Hall, Green Hall, Ischia è qui per te. Allora, leggo io? Sì, mi sembra la voce tua è più adatta e sicuramente dà un tocco in più. Speriamo bene. Sicuro. Con la velocità di un mattino di ciglia, con la forza dirompente di un uragano, con la leggerezza nel posarsi di una farfalla sui petri di un fiore, l'energia di un bacio sfiorato, deciso, avvicina, unisce due corpi, due anime, emozionandole, lasciando dietro tutto il resto. Mentre intorno una luce si disperde a donare vitalità e incanto a questo attimo che diventa eterno. Com'è nata? Allora, questa poesia l'ho scritta in realtà nel 2013 guardando un dipinto di un mio coetaneo, pittore, che adesso è a Londra, Francesco Donadei. È un artista di Roma, è astratto figurativo come genere, e questa poesia questo dipinto mi ha particolarmente colpito e così ho provato a ispirarmi a un... così, a un'arte che si abbina perfettamente con la poesia, come sto facendo adesso con l'artista che è qui vicino a me, Patrizia Canola. Quindi vi ringrazio, un secondo premio che sono veramente contenta, e ringrazio Bruno Mancini, Mencarini, e Maria Luisa Neri, tutte le giurie, Panizza, i Dispari, Teleisca, la giuria anche di Gaetano Di Meglio, insomma tutti per avermi votato, e complimenti per questa giornata e per tutto quello che fate e per l'associazione che sta veramente regalando in ogni momento, in ogni evento che costruisce grandi emozioni. Grazie soprattutto, penso, alla musica che anche in questa mattinata ci ha toccato profondamente. Vorrei ringraziare Paola Occhi e poi anche Anna Di Trani, che è qui sempre presente con il suo piano foto e con la sua attività legata alla comunicazione ufficio stampa. Quindi grazie a tutti e a tutti i presenti che sono intervenuti oggi all'evento di Bruno Mancini. Bruno Mancini è veramente un grande comunicatore, e quindi complimenti per tutto quello che fai, Bruno. Natalucci? No, ancora un minuto. Noi dobbiamo andare in teatro. Lo so, noi abbiamo ancora...
20 minuti, un attimo per Natalucci, poi presentiamo lei, poi chiudete voi la sala. Prima Natalucci? E poi chiudete voi. C'è una poesia Natalucci. Avevo portato il libretto, poi. Una poesia Natalucci, dai. Veloce, veloce, poi dobbiamo andare via. Perché è un'anteprima, un libro che è di uscita a dicembre, però voglio lasciare una testimonianza. Il titolo si chiama Idee in volo. Sentite anche senza. Idee in volo. Lo sguardo, oltre i confini dell'immaginario, scopre il senso delle cose, riconoscendo nella cucina delle sensazioni la traccia sicura della realtà. Il gioco artificioso degli equivoci perde il sostegno nel tempo. Con decisione allunga il passo per toccare la cima delle nuvole. Voli radenti di idee, come falchi predatori al traino degli eventi, colgono di sorpresa spiriti inquieti, incapaci di cogliere il tutto. Un percorso illuminato da strani fenomeni si perde nella scelta di svaghi inconsueti, fino al confine dell'impossibile incontro svincolato dai lacci, talvolta asfittici della ragione. Specchio, quindi mi rifaccio allo specchio. La coscienza pellegrina riflette nello specchio timori ed incertezze, solo visi strani a cui non è possibile chiedere nulla. Schizzi di sensazioni affiorano nel vaso ancora povero dell'animo, un carosello di emozioni velate di odori mai prima assaporati. Quale senso dare al futuro? Che scopo ha questa sfida nel precoce esaltazione di esiti favorevoli? Non siamo certi di essere pronti quanto la mente rifiuta approcci solidali, di un rigore morale, estremo salvagente da un compevole abbandono. Poi d'incanto, senza preavviso, confetti colorati allietano il banchetto dell'esistenza, appendice rosa di un cuore proteso sui binari della speranza, con la voglia ormai di guardare solo avanti. Allora, prima di dare la finale, della finale, voglio leggere una poesia in napoletano che secondo me è la più bella di tutte, quella che è stata scritta da Salvatore Di Giacomo e che si chiama Pianoforte e Notte. Chi non capisce, peggio per me, peggio per me. No pianoforte e notte sono lontanamente e la musica si sente ballare e sospirare. È luna, dormo vicino a passare una nonna in un motivo antico tanto tempo fa. Dio, quanta stella civile, che luna e cari luce, quanta una bella voce vorrei sentire cantare. Ma solitaria e lenta, muore un più antico, se fa che occupo vita di dall'oscurità. L'anima mia soltanto romana sta finestra, aspetta ancora e resta incantandosi a pensare. Ho completato l'opera e direi anche si vede effetto live, bellissimo, anche i pantaloni sono dipinti. Quindi che cos'è? Io ringrazio voi per avermi invitato e per avermi dato questa occasione, il lasciati cullare dall'arte, questo è che il titolo dell'opera. Questo movimento ondulatorio cullante del vento colorato. Non so poi cosa vi trasmetta dal mio punto di vista e lasciarmi trasportare dalle bellissime parole delle poesie e dalle bellissime note della musica. E quindi questo è poi chiaro, è da terminare e da definire, però il senso è quello. Io sono una scrittrice, pittrice da pochissimo tempo e sono lieta di esserlo, non mi definisco tale, dico che amo giocare con i colori.
nata grazie alla collaborazione artistica che faccio da un paio d'anni a questa parte con l'Associazione Culturale Arte Barocco di Milano, nella persona del suo presidente qui presente, Rocco Basciano. Adesso sono al quarto, che peraltro è appena uscito e si intitola Visione Pura, ed è un volume d'arte a mia grande insaputa, perché Rocco Basciano è un pittore, ha una galleria d'arte a Milano, ed è quando sono entrata per la prima volta da lui 2 anni fa, c'erano questi meravigliosi dipinti tra i quali i suoi. La notte stessa ho iniziato a dipingere, già una mole di un centinaio di opere, di cui 40 sono raccolte nel mio nuovo libro Visione Pura. In onore, si può dire, dei miei primi 40 anni che ho appena compiuto. Grazie, auguri a tutti voi. Se c'era un attimo di tempo, di spazio, una poesia velocissima, fatta da libro. Va benissimo, volevo dedicarla perché l'ho appena scritta nel nuovo libro e quindi a chiusura dell'evento. Avanti. Grazie. Soave fanciulla, ma non ho per aver preso questo progetto, e direi che una cosa importante è che questo è il canto lirico. Riusciamo a cantare anche senza la musica. Essenza ritrovata. Mi specchio nell'oblò della mia anima
e ritrovo la mia vera essenza. Ho i capelli lunghi e neri e gli occhi grandi ed espressivi, gli stessi che aveva Marilena da bambina, poiché l'essenza divina è bambina. Bravo Guido! A questo punto, brevemente, passiamo a leggere i titoli delle poesie prescelte per la cerimonia di premiazione ad Ischia. La classifica finale vede quindi i seguenti discorsi. Allora, cominciamo dal quinto posto, che è la classifica finale. Quinto posto, la poesia di Katia Massaro di Angela Maria Tiberio. Il peso della razionalità di Esther Margherita Barbati. Green.
edizione del premio internazionale di poesia 8 milioni, una nota sola di Ester Margherita Barbato. Perché ci abbiamo citato? Che entri la musica. Natalia canta. Io la dirigo. E la cantate tutti, ce l'ascoltiamo due volte. Così la prima volta la imparate, la seconda volta guai chi non canta, perché è orecchiabile, non è possibile. Vai. Tanto c'è la voce già. Questa è staccata. Forse questa presa. Grazie a Ischia, grazie. E grazie a Bruno Mancini, grazie a tutti.